Ha detto bene, questa indagine inizialmente la volevano ascrivere solo alla Giunta Alemanno, invece quello che sta venendo fuori è che le condotte criminose portate avanti da queste persone sono continuate secondo il medesimo disegno criminoso nel corso di questa consiliatura ed anzi questo ulteriore filone attesta che si sono ampliate tanto sotto il profilo del giro d'affari quanto degli ambiti operativi, ad esempio. Leggo dai giornali, è uscito fuori che questa indagine si è estesa anche agli immobili e alla indegna svendita del patrimonio immobiliare per 300 milioni che questa giunta ha portato avanti, peraltro quando Orfini era già il commissario della legalità del PD.